25 anni di pura musica, 25 anni di importanti traguardi, 25 anni di grandi successi, 25 anni di forti emozioni. Queste le parole pronunciate da Alessia Fabrizio, conduttrice e ideatrice dell'evento tenuto nei giorni scorsi a Villa Raspa per celebrare i 25 anni dell'Accademia Musicale di Spoltore. Al nostro microfono Alessia Fabrizio, ideatrice di questo evento, di questa serata e nonché conduttrice. Innanzitutto, come è nata questa idea? Questa idea è nata innanzitutto da mia madre, che è colei che ha fondato questa meravigliosa Accademia Musicale 25 anni fa, e così ha pensato di dedicare uno spettacolo proprio per questa importantissima celebrazione. E per me è un grandissimo onore e un enorme privilegio poter contribuire in maniera così fattiva, perché io all'Accademia sono legata non soltanto artisticamente ma anche personalmente, e io e mia madre stiamo facendo un lavoro veramente straordinario affinché l'Accademia possa crescere sempre di più e possa continuare a confermarsi ogni anno una fucina incredibile di talenti. Un importantissimo traguardo raggiunto dall'Accademia Musicale di Spoltore, che grazie ai prestigiosi risultati ottenuti è diventata un'importante realtà capace di formare giovani talenti e trasformarli in grandi musicisti. Una grande realtà nata grazie alla passione ed alla lungimiranza della professoressa Pina Perinetti, presidente dell'Accademia e direttrice artistica dell'evento, denominato 25 anni di pura musica, per celebrare l'importante traguardo raggiunto dall'Accademia Musicale di Spoltore. Il nostro obiettivo è quello di formare i ragazzi dal punto di vista puramente professionale. Poi è chiaro che la vita può portarli verso la professione oppure verso semplicemente la coltivazione di questo hobby, della musica come hobby, come intrattenimento. Però il nostro valore e il nostro obiettivo è quello di formare il ragazzo per dargli delle prospettive. Poi, ripeto, la vita ha ci riserva tante sorprese. La professoressa Perinetti, oltre a rivolgere un ringraziamento particolare ai suoi genitori e a suo marito, che le sono stati sempre vicino sin dalla nascita dell'Accademia, ha rivolto un ringraziamento particolare al maestro Massimo Di Rocco, autorevole docente del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara ed ex batterista dello storico gruppo musicale dei Nomadi. L'Accademia Musicale di Spoltore collabora infatti con i conservatori di musica di L'Aquila e Pescara. Gli studenti partecipano con successo ai concorsi nazionali ed internazionali. Tra gli esempi citati dalla professoressa Perinetti, il maestro Giuseppe Renzetti, che ha frequentato l'Accademia sin da bambino, il quale si è laureato in composizione e direzione d'orchestra presso l'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma.